Allora, quest'ultimo tavolo ormai l'hai dominato, sei arrivato primo. Sì, diciamo che è iniziato tutto liscio, normale, come, e poi a un certo punto, diciamo, mi hanno sbattuto la fortuna in faccia. Mi è venuta due volte asso asso e uno scontro con il signore, con KK, sì, che ahimè ha avuto la sfortuna di incontrare i miei assi, e poi con Fabio, anche la stessa sfortuna, con un K10, e ho trovato due assi e siamo andati avanti così. Peccato, allora, abbiamo trovato gli assi, sempre gli assi. L'uniche due volte viste in questo torneo qua. Devo dire, un bellissimo torneo. Ringrazio anche lo staff. Sì, ce l'ho fatta. Quindi una grande soddisfazione, ti vedremo, sì, ovviamente la prossima tappa. Non vorrei dire una bugia, ma spero. Senti, questa vincita a chi la dedichi? Bello. A nessuno, a me. Ovviamente facciamo i complimenti allo staff di Giuego, e anche Giuego, certo, poi ovviamente, certo, i complimenti a te. Grazie, ringrazio tutti lo staff. Fai un saluto. Saluto a tutti e anche al Giuego e anche al mio, il mio sponsor. E Bettitali, lo saluto, ci vediamo presto nel Salento. Siamo con Claudio Di Giacomo e sera tardi, secondo classificato in questa tappa della Giuego. È stata difficile? Molto difficile. Oggi sono partito quasi chip leader, ma ho trovato degli avversari ostici. E c'è molto tecnico, è stato l'ultimo tavolo. E ci siamo veramente combattuti. Abbiamo visto che era difficile anche fare azione. Sì, effettivamente, il primo che faceva azione, l'avversario successivo tribettava, forbettava, quindi molto molto tecnico. Mi sono molto divertito, anche la location è stata spettacolare, Ibiza, poi Ibiza, divertimento e gioco. Anche se il field è stato difficile, sei arrivato secondo, un ottimo piazzamento. Ti abbiamo visto sempre impavido, non devi mai a vedere niente, nessuna emozione, complimenti. Assolutamente, grazie. Fabio Scepi, capitano del team pro di Giuego, non poteva andare che al meglio, qui terzo classificato a questa tappa di Giuego. Assolutamente sì, devo dire che ero partito proprio per non giocare, come avevo dichiarato all'inizio che non avrei giocato questo torneo. Poi all'ultimo minuto di possibilità per iscrivermi mi sono voluto iscrivere, e è andata benissimo, sempre corto, sempre lì. Una vita da short. Aggrappato, però ci ho messo molta decisione, veramente ho fatto tantissimi fold importanti, anche pre-flop, due volte asso K, insomma queste robe qua, per vincere questa alfiere di Giuego, fantastico, comunque molto molto contento, soprattutto per la stabilità della struttura. C'è stato un tavolo finale giocabile fino all'ultima chip, quindi tecnico, giocatori veramente importanti, giocatori che hanno potuto esprimere il loro tipo di gioco in modo soddisfacente. Quindi una grande soddisfazione soprattutto per casa Giuego. E anche ovviamente è un brand che ormai è sempre più conosciuto nell'ambito professionale, professionistico del mondo del Texas Hold'em, al di là del circuito, soprattutto per il suo materiale e i suoi prodotti di alta qualità. Qualche parolina sulla location, su quest'isola? Ibiza, che posso dire di Ibiza? Andatevi a vedere su internet che cos'è Ibiza e poi metteteci in mezzo un torneo di poker, fate voi. Bene. Come giustamente potete vedere, noi ci siamo divertiti, il colorito anche, ecco, delle spiagge. Questo potrebbe, cioè, magari potrebbe non essere giusto per molti pokeristi, però noi di Giuego andiamo un po' oltre quello che è il mondo solo del gioco, cerchiamo di abbinare le due cose, speriamo di esserci riusciti qua ad Ibiza. E penso che sia stato molto apprezzato, sì. Va bene. Ovviamente è finita nel migliore dei modi questa Giuego Cup, prima tappa di Ibiza, un vincitore che ha strameritato questo torneo, dobbiamo dire un tavolo finale veramente importante, ma soprattutto tutti i giocatori che si sono mossi dall'Italia per venire fino a qua hanno dato veramente un valore aggiunto a questa competizione. Grazie anche a tutto lo staff del casinò di Ibiza per la loro competenza, e a Raffaele De Nicola
per aver diretto questo torneo veramente in un modo unico e spettacolare. Grazie ancora a tutti quanti voi che ci avete veramente emozionato. Grazie.